Siamo con Marzio Innocenti, buongiorno intanto. Buongiorno. Senti Marzio, allora la notizia degli ultimi giorni è il fatto che non sei più portavoce di Pronti al Cambiamento. Una decisione decisa da tempo, è stata una decisione improvvisa, un normale avvicendamento? Ma no, la decisione era presa da tempo perché il movimento di fronte al cambiamento non è che si deve identificare con una persona, è un movimento molto ampio che veramente ha trovato radici in tutte le regioni d'Italia, per cui in questo momento è bene chiarire che il movimento prescinde dalle persone, per cui quelli che saranno i rappresentanti del nostro movimento alla prossima tornata elettorale, li decideremo al momento opportuno, però ora il fatto che io continuassi a tenere questa posizione poteva far pensare che necessariamente il movimento viveva sulla mia figura, non è così perché ce ne sono tantissime altre, spero ce ne siano sempre di più, che proporranno la loro presenza. E tu comunque rimani a disposizione e lavori con Sì, loro comunque. assolutamente, assolutamente sì. Beh, diciamo che in questo momento si comincia a pensare a quello che si potrà fare nei prossimi anni e ora è il momento di lavorare sul territorio e è giusto così. Cioè, noi vogliamo cambiare il rugby italiano anche nella mentalità con cui viene fatta la politica rugbistica nel nostro paese, per cui pochi personalismi e cerchiamo di far squadra. Senti, io non voglio tornare su polemiche ormai che hanno lasciato il tempo che trovano, insomma, cioè non trovo nessuna utilità, insomma, a rimangare a certe dichiarazioni da parte di Chicassia, eccetera. Una cosa però ti voglio chiedere sull'ultima tornata elettorale. Così a freddo, cosa pensi della vicenda Terrovali, insomma, la vicenda Fusaro, insomma, che ha spaccato di fatto, insomma, in qualche modo l'opposizione, avete provato ad accordarvi, insomma, oggi si può anche dire, insomma, che sono stati anche degli incontri tra voi e loro, insomma, non sempre all'insegna della massima diplomazia, con richieste anche di farti da parte, insomma, per poi non presentarsi. Alla fine di tutto per poi non presentarsi, chiaramente dando segno di un'opposizione divisa che diventa meno capace, insomma, di fare anche da polo d'attrazione. A mente fredda, insomma, come rivedi questo aspetto, insomma? Bizzarro, va detto, nel già bizzarro mondo ovale italiano. È stata sicuramente un percorso sbagliato, nel senso che oggettivamente quelli di Terre Ovali hanno girato un po' troppo, nel senso che volevano una cosa, poi ne volevano un'altra, poi hanno cambiato, cioè era difficile avere un rapporto preciso con loro. Certo, non ha aiutato questa cosa, anche perché, come si è dimostrato, da una parte c'era una reale e consistente forza, che non dimentichiamo che comunque abbiamo preso il 45%, che non è proprio che sia un risultato trascurabile, dall'altra parte non c'era moltissimo. Ora, ritornare indietro è difficile, diciamo che in questa situazione qua, che ha riguardato, diciamo, la divisione delle opposizione, sì, lì veramente c'è stato del personalismo e come sempre il personalismo rovina le cose, ma non Male. pensiamoci più. Dai. No, no, Ora in no. questo momento fai cosa? Gianni Amore, ad esempio, è una persona che si è comportata alla fine, nella tornata elettorale e poi dopo in maniera molto molto Sì, corretta e assolutamente. interessante, è una persona che a me personalmente piace, ha le sue idee, fa anche delle buone cose. Gianni in questo momento direi che fa parte, posso dirlo, di Pronti al Cambiamento.
Beh, forse memore anche di quello che era successo 4 anni prima, quando era stato forse lui, però quantomeno, voglio dire, in quell'occasione era arrivato fino in fondo, ecco, che non è un dettaglio. Senti, passiamo a cose serie. Ultimamente ti sei speso moltissimo sul fronte Doge. Ritieni realmente possibile questo cambio della guardia in qualche maniera, a fronte anche di un Benetton che sta un po' alla finestra, insomma, nicchiare? Intanto perché c'è questo contratto che è stato rinnovato per 2 anni, quindi bisogna vedere cosa succederà dopo questi 2 anni, dopo il 2020, e poi insomma non si capisce bene ancora chi ci mette i soldi, chi le strutture, chi una cosa, a che punto siamo anche da quel punto di vista. Tanto che il contratto fino al 2020 è stato fermato dalla federazione, a quello che sì so, sì non verissimo, ancora dalla sì, no 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 Benetton. assolutamente, è vero, è vero. Il problema è che credo che sia di fronte a tutti quanti il fatto che noi con il rugby celtico non riusciamo a superare un certo livello. Non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista organizzativo. Io credo che sia necessario ripensare a tutto quello che stiamo facendo anche qua in Veneto, nel senso che la Benetton ha fatto un lavoro incredibile con solo le sue forze, in definitiva, quelle della sua società, che è la società di Treviso da tantissimo tempo. In Veneto, nella regione, ci sono molte altre forze sportive che potrebbero dare un contributo e ci sono molte altre forze economiche che potrebbero dare un contributo. Chiaro che è molto complicato e molto difficile integrare tutto questo, però sarebbe anche sbagliatissimo non fare un tentativo. Tentativo che non può essere un tentativo subito tutto. Certamente non ci sono le condizioni perché tutte le società venete vadano a compartecipare a una franchigia regionale, ma sicuramente ci sono alcune realtà che potrebbero iniziare a dare una mano, ovviamente. Quindi diciamo un progetto a due velocità in qualche maniera. Sì, certamente. Ovviamente la Benetton ha sia le strutture che i soldi, che anche il patrimonio di conoscenze per essere evidentemente la locomotiva del treno, però noi vorremmo provare ad agganciare dei vagoni, magari piccoli, però dei vagoni a questo e che ci portino pian piano a costruire una realtà molto più solida, anche perché è evidente, inevitabile che per quanto sia encomiabile l'impegno della Benetton come patrono più che come sponsor, perché non è una sponsorizzazione vera e propria, loro Sì, sì, fanno sì. questo, però oggettivamente speriamo che duri per tantissimi anni ancora, ma potrebbe anche essere che a un certo punto, come è successo nel basket e nel rugby, ci siano delle scelte aziendali che portano da un'altra parte. Per consolidare la realtà professionistica è necessario che le forze politiche ed economiche del Veneto diano una solidità nel tempo. Non si può dare chiaramente a una società soltanto, ma è molto più facile cercare di reperirlo per una struttura che invece si regge su tutta la regione. Si potrebbe sfruttare questo biennio come, come dire, agganciare appunto questi vagoni a un treno guidato ancora a Benetton e poi magari dopo il 2020 cambiare anche la maglia, brutalmente, da un punto di vista simbolico anche. Sì, quello sì, si può fare, sì, ma io credo che anche negli intendimenti della dirigenza dell'attuale franchigia, chiamiamola così, anche se non lo è, celtica della Benetton, ci sia questa prospettiva. Bisogna costruirla, è chiaro che ci sono tante difficoltà, la prima è quella di sempre la solita, chi ci mette soldi, chi comanda. Certo, è evidente che chi ne mette di più di solito comanda, e questo è giusto, però comandare non vuol dire non ascoltare quello che viene da altre parti e magari accogliere in un consiglio di amministrazione altre voci che possono dare un contributo. Sì, anche Poi per. nella nostra regione, se ci pensi, ci sono anche delle situazioni
che ci permetterebbero di fare le coppe, ad esempio, in un'altra città dove magari si possono anche raggiungere degli incassi molto importanti e con questo coinvolgere anche nella parte campionato celtico le tifoserie di tante città. Ora attualmente lo vediamo che a Treviso ormai dopo una prima fase iniziale di entusiasmo il pubblico si è sempre più ridotto al pubblico di Treviso, la società viene identificata come una società di una città. Sì, quello oggi è in effetti. È anche giusto che sia così, però in prospettiva non ha grande respiro, cioè una squadra professionistica che fa un campionato celtico deve avere un respiro più ampio perché sennò non trova le risorse. Assolutamente. Senti, ultimo tema grosso che voglio affrontare con te è quello della Lega dei Club, di cui simile in qualche maniera, insomma, a quello celtico, nel senso che anche qui si tratta di mettere attorno a un tavolo teste molto diverse tra loro, con voglia di impegno diverso sotto tutti i punti di vista, economico soprattutto. Tu come vedi questa dall'esterno, perché comunque non sei direttamente coinvolto, la vedi come una cosa positiva oppure ti lascia un po' perplesso, nel senso che è andata male qualche anno fa, perché dovrebbe andare bene oggi? No, tu ricorderai che nel programma di Pronti al Cambiamento, e c'era solo in quel programma lì, c'era la costituzione della Lega delle Società di Eccellenza. Noi l'avevamo proprio messo come un punto del nostro programma. E di conseguenza io non posso essere contrario a una cosa di questo tipo, anzi. Tutt'altro. È difficile nella sua costruzione, sicuramente è difficile nella sua costruzione, però si lega all'altro discorso in maniera inesplicabile, nel senso che se il rugby professionistico italiano, che ormai è solo esclusivamente quello del campionato celtico, vede nelle società dell'eccellenza la palestra ideale per la crescita dei loro giocatori, è evidente che queste due cose debbano essere agganciate. Cioè la Lega delle società di eccellenza non può prescindere dal fatto che nella Lega delle società di eccellenza ci siano anche le due celtiche e che i programmi vengano fatti in modo che ci sia una interconnessione fra le due strutture. Per cui io credo che sia difficile fare la Lega delle Società di Eccellenza, ma si deve fare, assolutamente si deve fare, gli si deve dare autonomia, perché fare una Lega delle Società di Eccellenza che viene controllata dalla Federazione sarebbe un enorme sbaglio. Fare una Lega delle Società di Eccellenza, inizialmente magari guidata dalla Federazione nella sua formazione, ma che una volta formata abbia una completa autonomia, è una buona cosa. Credo che per funzionare veramente in questa lega dovrebbero esserci anche le due entità celtiche. Sì. È un discorso molto più generale. Sì, sarebbe sicuramente più organico. Senti Marzio, io ti ringrazio per la disponibilità e buon lavoro per tutto. Grazie a te, ciao. Buona giornata.